Carissime amiche web spettatrici, carissimi amici web spettatori, buonasera, benvenute e benvenuti. Siete collegati in diretta con Salvo Mandarà, vi parlo in questo momento da Piazzale dei Partigiani a Roma. Questa è una delle sedi del coordinamento della protesta del 9 dicembre. Siamo appena arrivati, ci siamo incontrati fra l'altro proprio adesso con il terzo anello della catena, diciamo, del trittico Salvo Mandarà, Matteo Cerasuolo, Mahat e Francesco Amodeo, ma poi qui ci siamo rincontrati pure con Salvatore Tamburro, con Massimiliano, con altri. Siamo venuti a toccare con mano, a fare due chiacchiere con gli esponenti, con i rappresentanti di questo coordinamento, di questa manifestazione 9 dicembre. Ecco, adesso vi faccio una panoramica della piazza, vi faccio appunto, ecco, vedete, qui c'è il grande Mahat. Ciao carissimo. Ciao Salvo. Come va? Vabbè, intanto... guarda solo il microfono serve, che vai, così ti va benissimo. Allora, che intanto ci siamo incontrati per la prima volta fisicamente dopo mesi di conoscenza in rete. No, ci siamo riabbracciati. No, senti, non dobbiamo. Chi è? Danno a fare. No, questa, scusami, è un'intervista privata. Lui è Salvo Mandarà, un blogger, e posso fare questa cosa. Non ho bisogno dell'autorizzazione perché non sto parlando a nome di nessuno. Ah, va bene. Allora, grazie, va bene. Molto gentile. Allora, infatti, come si denota, volevo dire prima una cosa. Sono riuscito per la prima volta ad abbracciare il mio carissimo fratello Salvo, a ritrovare anche Tamburro, un eroe. Ci siamo ritrovati, ricostituiti, come era destino che prima o poi doveva avvenire. Chi vuole essere responsabile del cambiamento, per strade diverse si ritrova sempre. Abbiamo visto subito dalla piazza che non vogliono che si rilasciano le dichiarazioni, ed è una cosa molto importante, anche perché fino adesso sono state strumentalizzate delle prese di posizione normali, però tra un taglio e l'altro hanno lasciato solo i momenti di citamento o di basso livello, cosa che non è la realtà della piazza, perché tutti gli intenti sono nobili, lo statuto è meraviglioso, è solo che, come al solito, i media non fanno quello che devono fare, dire la verità, onorarla. Però ci siamo noi qui a rappresentarlo, dove voglio siamo, dire. Dove siamo? Dove siamo? L'ho detto prima, siamo... io, siamo in Piazzale dei Partigiani a Roma, vicino alla piramide Cestia di Roma. Sì. E l'ultima cosa, l'ultimo minuto, vi rubo poi. Cioè, io siamo venuti qui, almeno io, e Salvo altri, chi per obiettivi diversi, a fare una proposta che è di carattere legale, ossia quella di costituire il popolo italiano come testimone di un procedimento legale che potrà, in onore, con scopi pacifici, però determinati, far sì che il popolo, una volta che si è ritrovato come esseri umani, possa onorare il patto sacro di alleanza e fratellanza sotto la bandiera italiana e possa sciogliere tutti i patti che sono oggi fraudolenti, attraverso la clausola rebus sixtantibus, attraverso tanti altri procedimenti che sono stati riorganizzati da un gruppo internazionale che sta facendo il tifo per noi. Per cui questa è la proposta che faremo, spero che sia accettata, anche perché per ottenere le cose loro sono pronti, cioè dobbiamo per forza percorrere via onorevole. Loro oggi con la legge ci hanno incatenato, la legge l'ha stravolta e noi possiamo ricostituirla con i nostri valori umani, col diritto a resistere a questi soprusi, col diritto di ritrovare la vera unione tra un popolo che può fare la differenza se riesce a davvero fare la cosa giusta, perciò fare la cosa a livello legale. Questa è la proposta che si farà, spero sia accolta, perché comunque noi siamo insieme a loro a tutti i livelli. Bene, ti ringrazio per questa dichiarazione, poi in futuro avremo occasione di spiegare meglio qual è questa procedura legale. Nel dettaglio, l'importante è che le persone, se vogliono essere testimoni di una cosa che comunque avverrà, già era in atto prima che le persone scendessero, però sembra che l'Italia si addesta tutta insieme e potremo solo unire le forze, perché su fronti diversi stiamo combattendo tutti per la stessa causa, resistere a queste menzogne che adesso vogliono far sembrare l'unica verità possibile, ma la verità siamo noi.
Ecco qua, questo è quanto. Grazie Matt. Grazie. Salvatore, cosa vuoi aggiungere? Ecco, magari mi fai un riassunto del convegno che noi abbiamo fatto stamattina all'interno della Camera dei Deputati, sì, con alcuni, pochi dobbiamo dire, diciamo 3 o 4 esponenti come proprio cittadini eletti, più tanti altri assistenti, eccetera. Però abbiamo parlato proprio di questi temi alla fine, quindi diciamo che noi abbiamo, come diceva Matt, unito le forze di più fronti. Siamo entrati nelle stanze dei bottoni, come si suol dire. Esatto. Abbiamo parlato di sovranità monetaria, una cosa di cui nessuno ne parla. Abbiamo detto quali possono essere le soluzioni per uscire da questo stato di crisi, che appunto ha una politica di austerity, va introdotta invece una politica di espansione monetaria. Abbiamo parlato del debito detestabile, che è uno strumento per annullare il debito pubblico, e in che abbiamo esposto quali sono gli strumenti per andare contro il nostro vero nemico, che è la finanza internazionale, ossia le banche. Quindi abbiamo fatto una bellissima giornata in Parlamento e spero che siano uscite delle proposte che poi i parlamentari o comunque chi avrà la volontà politica di volerle attuare un domani le può attuare. Quindi oggi siamo qui, si avverte questo sentimento di ribellione, la gente ormai è stanca di subire questo strapotere, siamo qui a proporre delle soluzioni e ben venga, cerchiamo di applicarle, cerchiamo di diffonderle, perché molto spesso la ribellione da sola non basta, bisogna capire in quale direzione dobbiamo andare. Per capire in quale direzione dobbiamo andare dobbiamo avere degli obiettivi. Gli obiettivi sono questi: scontrarci contro la finanza internazionale, applicare la sovranità monetaria e il resto la strada sarà in discesa. Grazie anche per la sintesi, grazie Salvatore. Allora, posso farvi qualche domanda? Sì, allora, intanto vi presento, io mi chiamo Salvo Mandarà, sono un blogger, gestisco un canale web, una specie di televisione ma fatta solo su internet, con un bacino d'utenza molto limitato, parliamo di 13.000 persone iscritte, quindi i video più popolari hanno raggiunto 50.000 visualizzazioni, quindi non siamo una televisione e neanche vogliamo esserlo onestamente. Siamo venuti qui perché noi siamo molto attivi politicamente, ci interessiamo di vari temi. E devo dire la verità, io all'inizio, quando ho visto le varie cose su questa protesta, ero un po' scettico. Fra l'altro c'erano spesso in giro timori su possibili infiltrazioni di estremisti, eccetera, eccetera, e quindi diciamo che leggevo, ma stavo sulle mie. Poi invece ho capito che magari ci saranno anche degli infiltrati e degli estremisti, però ci sono comunque tantissime brave persone che hanno l'unico obiettivo di liberare l'Italia da questa schiavitù in cui ormai ci troviamo. E allora ho detto, visto che oggi sono, io abito in Lombardia, visto che oggi sono a Roma perché avevo un incontro alla Camera dei Deputati proprio per parlare di sovranità monetaria, eccetera, ho detto voglio incontrare questa gente. Se ti vuoi presentare, per dimmi chi sei per questo movimento e poi parla. Siamo in diretta, ecco, quindi non è che posso tagliare. Ah, okay. Tutto quello che dici viene sentito real time. Meno male, quindi anche gli insulti, quindi. Tutto, puoi dire tutto quello che vuoi. In questo momento ti stanno guardando 33 persone. Ah, poi ci sarà la registrazione, verrà visto da qualche centinaio di persone, ma comunque senza tagli. Quello che dici. Ok, perfetto. Vai. Sono Adolfo Bottiglione, sono uno degli elementi di questa operazione, che è partita circa 2 anni fa insieme a Danilo Galvani ed altri movimenti. Il primo tentativo è abortito a maggio 2012, dopodiché abbiamo... Scusami, perché è abortito a maggio 2012? Abortito perché c'erano troppi protagonismi. Non era forse nemmeno l'idea giusta, perché eravamo tutti arrabbiati e non avevamo capito il motivo del metterci insieme. Può darsi che forse non era il momento giusto, magari? No, c'erano le idee chiare? No, è una questione proprio personale, cioè bisogna entrare in un'ottica completamente diversa. Cioè, il problema è che ognuno voleva mettersi sopra l'altro, ecco, è l'atteggiamento sbagliato, bisogna fare l'esatto opposto. Siccome questo sistema che stiamo combattendo è il neoliberismo, che porta le persone a scontrarsi l'uno contro l'altro, a considerare l'uomo una merce, bisogna fare proprio un cambiamento culturale, cioè devi considerare l'altro per ciò che è. Che è un essere umano, che è una persona creativa, che è diversa da te, ha una sua esperienza, ma proprio per questo ha caratteristiche uniche ed è l'unico che ti può aiutare nei momenti di grande difficoltà, che ti può far fare il salto che in questo momento serve. È l'esatto opposto dell'atteggiamento da cui eravamo partiti, quindi è
è proprio una rivoluzione prima di tutto personale, che riguarda se stessi e poi riguarda gli altri. Cambiando atteggiamento, abbiamo fatto tutti un passo indietro, nessuno usa il suo nome, nessuno usa il suo simbolo, che poi è diventato il tema proprio portante di questo movimento. Infatti, scusami, quando fate le manifestazioni non ci devono assolutamente essere bandiere di nessun partito, movimento, eccetera. Esatto, chi viene come cittadino. Esatto. Allora, l'unica eccezione è stata fatta per Mariano Ferro, perché lui è attaccato al forcone, ma anche un simbolo della protesta, perché è proprio è l'esasperazione dell'italiano, che è stato depauperato di tutti i suoi diritti, di tutti i suoi averi, perché molta gente ormai è rimasta senza nulla, quindi è importante pure avere un simbolo della rivolta. Quindi il forcone è proprio per dire basta, non ce la facciamo più. Senti Adolfo, quando anche sono se successi... alcuni magari dà fastidio l'idea che comunque c'è un marchio, però in questo caso diciamo avete che fatto un'eccezione. È un'eccezione. Adolfo, una domanda. So che le televisioni molto spesso, prendendo magari un piccolo frammento in cui è successo qualche disordine tipo a Torino, ha fatto diventare tutta la manifestazione con una cosa violenta, e so che questa cosa fa molto arrabbiare, te lo dico io che sono un attivista no TAV, che dicono che i no TAV sono violenti, sono tutti dei terroristi eccetera eccetera, quindi capisco il sentimento, ma te lo chiedo, qual è il sentimento che hai provato quando tu hai visto magari che da un frammento di qualche coglione che magari ha fatto un minimo di casotto, che questo è diventato la generalizzazione dei TG? Guarda, di questo proprio non me ne importa nulla, proprio nulla proprio, perché tanto cioè, noi sappiamo chi c'è dietro e per quale motivo facciamo questa cosa, quindi questo non è importante. Quello che mi ha dato più fastidio invece è quello che abbiamo fatto noi di sbagliato, perché alle volte abbiamo inscenato delle polemiche inutili, abbiamo espresso la rabbia in modo troppo negativo. Ecco, noi dobbiamo guardare noi stessi, non gli altri. Ciò che fanno gli altri non ha importanza. Invece volevo spendere una parola per coloro che lottano per la no TAV, per il MUOS, ma anche per gli altri operai, vigili del fuoco, polizia, carabinieri, infermieri. Allora, le loro proteste sono legittime. Noi vogliamo che i loro diritti siano riconosciuti, che sono i diritti del popolo che lavora. Questa protesta è spiritualmente collegata alla loro. Poi ognuno poi si usa la sua parte, noi non vorremmo usare la parte. Vorremmo che questo fosse un qualcosa di unico che unisce tutti. Perché a noi dispiace quando vediamo che a me, cioè localmente mi fanno un'infrastruttura che non voglio, e la devo subire e non posso dire nulla. Questo non deve essere più tollerato. Se io non voglio, se io cittadinanza decido che faccio una votazione, il 50% dice che non vuole quella cosa non si deve fare, cioè, e la gente va interpellata. Non possono essere fatte infrastrutture di quel genere senza sentire cosa ne pensa la gente del posto. Non è accettabile, non siamo in uno stato democratico, non possiamo più andare avanti così. Un'altra domanda, Adolfo, a parte la protesta diciamo fisica, cioè stando sul posto a fare le dimostrazioni, i presidi eccetera, avete pensato di fare anche qualcosa utilizzando proprio la legge, che è quella che spesso loro usano per fregare noi? Per esempio, se ti faccio una domanda secca, tu conosci la denuncia che ha fatto l'avvocato Paola Musu di Cagliari contro le massime cariche dello Stato? In dettaglio no, so che esiste. Ne hai sentito parlare? Ne ho sentito parlare, ma faremo qualcosa di simile o ci appoggeremo a denunce simili, perché presenteremo l'intero popolo italiano a testimoniare i crimini che questa gente ha commesso nei confronti del suo popolo. Noi siamo in una dittatura finanziaria, abbiamo un governo stile Pinochet e loro sanno benissimo cosa vuol dire, solo che non ci sono arrivati attraverso un golpe militare, ma aggirando, manipolando costantemente la Costituzione, ma sappiamo bene chi sono e li porteremo in tribunale e lì faremo processare per crimini contro l'umanità, cospirazione,
contro la Costituzione e contro la Repubblica Italiana e l'intero suo popolo. Questa gente deve pagare per quello che ha fatto, perché l'ha fatto apposta, l'ha deciso a tavolino, e non si pensassero che siamo così stupidi. Allora, io ti posso chiedere una cortesia, immagino che tu usi la rete, Facebook, sì, per esempio. Allora, quando hai tempo, sì, vai a cercare la pagina fan dedicata a Paola Musu su Facebook, www.facebook.com/paolamusu. All'interno della sezione informazioni trovi sia la denuncia originale, un file PDF di Paola Musu, leggitela, vedrai che leggi la conferma di tutto quello che hai appena detto, e poi c'è anche la versione doc.doc che è editabile, dove tu vuoi mettere il tuo nome, cioè cambi i dettagli miei, perché io l'ho presentata, ci metti i tuoi e la puoi presentare a tua volta. No. È semplice, non costa niente, non ci vuole neanche una marca da bollo. Se finora siamo 300 gli italiani che abbiamo fatto questo tipo di denuncia, se fossimo 30.000... No, forse non hai capito, noi intendiamo portarne 1 milione a firmare una cosa del genere. No, non è che devi firmare, devi presentare, ognuno è individuale, non è una petizione. La presenteremo tutti fisicamente, tutti insieme. Perfetto. Faremo una cosa del genere, poi voglio vedere cosa ci rispondono. Perfetto, perché poi sai, queste 300 sono state insabbiate, cioè dopo un anno non si sa nulla, tranne una, che è proprio quella che ha presentato Mahat, esatto, ma quel ragazzo con la coda, esatto, ecco, e noi, che è stato lui che ha presentato la denuncia, è stato indagato per calunnia. Ok, allora ecco. vorrà dire che le persone esatte, fisiche, che verranno a richiedere il procedimento contro queste persone, perché vogliamo che siano accertati i fatti. La finiamo con queste storie puerili, minacce, continui attacchi a livello personale o di gruppo di questa banda di criminali che ci sta governando da 20 anni. È ora che andate a casa, non vi consentiremo di toccare la legge elettorale, e chiederemo, appena depositano le motivazioni della sentenza della consulta, di sciogliere immediatamente il Parlamento per andare alle elezioni con la legge che c'è, e così potremmo finalmente aprire una fase di riforma della Costituzione. Ma lo faremo tutti i cittadini italiani fisicamente, con il libero voto, ognuno rappresentato per la sua parte. Noi non faremo nulla di unilaterale, non faremo nulla contro nessuno, solo contro quei criminali. Bene, io ti ringrazio molto. Intanto ti informo che quando abbiamo cominciato erano 30, adesso sono 70. Allora, quindi vuol dire che quello che hai detto è interessante. E in più sono 70 sul mio canale, ma c'è anche un altro canale di Lo Sai, conosci losai.net, che ci sta ripetendo. Quindi ci si aggiungono anche tutti gli ascoltatori di Lo Sai, che noi salutiamo. Grazie. Quindi ecco, quindi questa cosa vedrai che diventerà un po' virale. Allora, considera, questa non è ancora la posizione ufficiale del coordinamento nazionale, perché dovete ancora riunirvi, parlare, certo. Però considera, questa è la mia posizione all'interno del coordinamento nazionale, quindi io sposerò questa linea. Quindi poi dopo, ma qual è il tuo filo? Tu immagini che non possa essere sposata anche dagli altri? Secondo me sì. Secondo me sì, però ne dobbiamo discutere, certo, non ovvio. Posso passare sopra. Ci mancherebbe, altri. Ci mancherebbe. Cioè, sennò che democrazia è? Ovvio. Ecco, io ti chiedo solo questo favore, di guardare la denuncia di Paola Musu, magari può essere aggiornata, perché no, quella denuncia... Ma farò spiega bene da Matteo Cerasolo. Ok, quella denuncia è stata presentata il 2 aprile del 2012, quindi è vecchia di un anno e mezzo, quindi tutti i nuovi criminali, diciamo, dell'ultimo anno e mezzo non sono presenti in quella denuncia. Quindi magari si può aggiornare, per esempio si può aggiungere il fatto che la Corte Costituzionale ha dichiarato che il Porcellum è incostituzionale, quindi il Parlamento è tutto illegale. Esatto. Quelle 900 e passa persone sono tutte illegali. Il Presidente della Repubblica è illegale. Ma è bello che il Presidente della Repubblica già alla prima elezione era già abusivo allora, non solo. Tutti i trattati, visto che ci siamo, che sono stati ratificati nel frattempo, parliamo del Trattato di Lisbona, l'istituzione dell'Eurogenfor, esatto, il Fiscal Compact, esatto, il MES. Il MES, che facciamo? Ma chi l'ha ratificati? Ma com'è? Vabbè, la denuncia di Paola Musu verte proprio su queste cose, esatto, qua. Fiscal Compact, MES, esatto, Patto di Lisbona, tutto questo. Esatto. E allora che facciamo? Tutti trattati illegittimi. Tutti illegittimi, assolutamente. Sono tutti illegittimi. Fra l'altro sono anche palesemente incostituzionali. Ti faccio un esempio per tutti, perché è l'unico che mi ricordo. Il MES
è stato approvato in Italia così com'era, mentre in Germania hanno fatto una modifica, cioè se la Germania, se alla Germania venisse richiesto di aumentare il fondo, la Germania prima di approvarlo deve fare una riunione in Parlamento. Bene, questo rende il MES approvato da noi incostituzionale, perché la Costituzione italiana dice che l'Italia può cedere sovranità a patto che venga ceduta in modo uguale da tutti gli altri stati membri. Siccome la Germania non l'ha fatto esattamente uguale a noi, ma in modo più, più protettivo per la Germania, allora vuol dire che non è fatto in modo paritetico, quindi è incostituzionale. E questo è solo un esempio che mi ricordo, ma ci sono tanti altri esempi da fare. Quindi abbiamo in mano la legge dalla nostra parte, la legge che loro usano per fotterci, noi la possiamo usare per fottere loro. Ecco, scusa il francesismo. Sì, sì, ma è chiaro. Cioè, non c'è nulla con la conoscenza, certo, di queste cose. È certo. Se non ne parliamo, non portiamo le persone a conoscenza di queste cose, non si potrà utilizzare la legge contro coloro che la legge ce l'hanno buttata addosso. Questo è il discorso. Esattamente. Va bene, se non avete niente da aggiungere, io vi ringrazio. No, abbiamo e detto vi saluto. Tutto quello che c'era da dire. Penso, mi raccomando, che l'idea, forza. Adesso l'idea del movimento è un po' più chiara. Quindi è qualcosa in divenire, è un incontro verso gli altri proprio per tutelare i diritti di tutti. Va bene. Io vorrei che se ci fossero novità eclatanti, magari adesso io ti do un mio biglietto da visita. Sì, okay. Così magari se ci sono qualcosa, magari possiamo fare una diretta anche quando io sono a casa, via internet, ci possiamo collegare facilmente, al limite anche via telefono oppure via computer, in qualunque modo. Aspetta che devo solo trovare il biglietto. Eccolo qua, l'ho trovato. Fatto di carta, proprio artigianale, niente di professionale. Meglio. Trovi il cellulare, il canale YouTube, Facebook, Twitter, tutto quanto. Io ti ringrazio molto, ringrazio anche te. Io non sono amico, cioè amico, sì, sono amico, lo conosco, io certo ho tantissimi amici, ma non vedo, vabbè, una battuta. Sì, no, perché lui gli vuole bene tutte le notti. No, io a Casaleggio quando vedo, è come se... Tra l'altro è un cittadino pure lui. No, un cittadino pure lui, fregato pure lui, perché lui è un cittadino come noi. Mosso dallo stesso, secondo me sì, per la madre e per l'Italia. Assolutamente sì. Ma lo vedremo, perché adesso devono prendere posizione. Noi oggi siamo stati con Salvatore Tamburro, con Francesco Amodeo, con Antonio Pimpini, che è l'avvocato di Auriti. Ecco, siamo stati alla Camera dei Deputati e abbiamo incontrato alcuni parlamentari del Movimento 5 Stelle e abbiamo raccontato tutte, non è che loro non le sapessero, però diciamo, gli abbiamo rifrescato la memoria e gli abbiamo chiesto di documentarsi e di parlare con i loro colleghi, eccetera, eccetera. Quindi ormai il virus è lanciato. Ma devono prendere posizione. La posizione, cioè decisa. Lo faranno anche loro. Tu hai detto che devi incontrare gli altri attivisti, sì, del coordinamento nazionale. Esatto. Per il momento questa, perché è la tua posizione personale. Esatto. Bene, posizione personale, questo vale anche per loro. Io ti posso dire che ci sono tantissimi, ti faccio un nome a caso, Carlo Sibilia, che la pensa esattamente come te e come me, Angelo Tofolo, che la pensa come te e come me, Mirko Busto, che la pensa come te e come me, però sono cittadini che valgono esattamente come te e come me. Dovranno discutere tutti insieme e raggiungere una sintesi. Succederà. Però questi sono temi fondamentali. In questo caso valgono pure le rotture. Cioè, quando i temi sono fondamentali, cioè se uno non va d'accordo sui temi fondamentali. Capito? Ma il problema, come ha detto. Come ti chiami? Paolo. Come ha detto Paolo, il problema è prima di tutto la conoscenza. Allora tu per poter prendere una decisione devi sapere il tema su cui devi decidere, perché altrimenti che cacchio decidi? Ma allora anche che ci vuole la voglia di sapere, perché noi comunque stiamo provando in tutti i modi di lasciare il messaggio, di far conoscere le persone. Se poi queste persone non sono motivate. La signora qua rifocilla i manifestanti, non so se l'hai detto. Ah no, questa, non l'ho questa detto. È la prova. Ecco. Qui abbiamo la prova. Non so come si chiama. La signora del primo piano. Inquadra magari. Ecco, con due bandiere, due tricolori. La signora del primo piano con due tricolori. Con due tricolori ha portato da mangiare agli attivisti. Magari ogni tanto c'è il macello qua. Però, che magari la sera non dorme. Grazie, è stato un piacere. Buon lavoro e mi raccomando, tenete duro. Ok. Allora, vediamo se c'è qualcun altro che vuole fare qualche dichiarazione. Ciao. Certo che sei. Ciao. Non vale parlare in dialetto però, eh? Ti capisco solo lui. Non so, non c'è un problema. Non mi fa interpire. Ci siamo già incontrati noi? No, io stavo a Praga.
ho seguito tutto il movimento da Praga, ho fatto la traduzione del movimento in ceco. Se tu vai a vedere la traduzione del, di che cosa è il movimento e di tutte le cose. Tu hai spiegato a Zeman che tutto? Che non... No, Zeman stava a Roma, Zeman è il presidente, Zeman, dici, il presidente loro si embriaga, lascio perdere. No, Zeman allenatore, ma com'è che non partecipa? Gioca in Serbia adesso. Senti, però scusami, dimmi. Tu vieni qua a una manifestazione del coordinamento 9 dicembre e poi c'hai il giubbotto BNL, aspetta che accendo la luce. BNL BNP Paribas. Perché dico, è un controsenso. Ho collaborato fino al 2007. È una cosa sportiva, no? Lui? No, sì, con la sì, sì, ah, sì. Collaborare, ero sponsor. Ma lui era... se la Libera Università degli Studi Sociali? Sì. Ah, ammazza, sì. Un'altra bella lobby. No, vabbè, non è che. Però ha tradotto in cieco. Ho tradotto in cieco tutto quello che c'era del Movimento 5 Stelle. Quindi quello che c'è sta là sopra, adesso sono attivista pure io nel movimento, sono riuscito a scaricare. Ma sei tornato adesso, sei qua in Italia? Sono tornato il 15 di agosto, sì. Sperando che il movimento desse fermento a questo stato. Purtroppo, salvo mio, è stato preso che Grillo diceva le parolacce, è stato preso la storia dei scontrini. Ci troviamo in un momento sociale dove la Corte Costituzionale dichiara che la legge con cui sono stati eletti i nostri rappresentanti sono illegittimi. Ben vengano i rappresentanti se decise di essere andata alle elezioni adesso. Adesso. E usassero questo grimaldello per poter far leva in Commissione europea per ritrattare tutti i trattati dal 2006 fino al 2013. Oppure annullarli anche. Per la legge italiana sarebbero tutti nulli, perché esatto, sono trattati commerciali. Non c'è una Costituzione europea, cosa che si deve fare immediatamente. Non c'è una Costituzione europea, non c'è sta un sociale europeo, che è una cosa che è incredibile. Allora, io sono più europeista degli europei e me la sono girata tutta, però i nostri cari politici, anziché discutere sulle vicende sessuali degli altri politici, anziché fare gossip, prendessero in mano la situazione, si mettessero una mano sulla coscienza che devono tirare fuori la nazione da questa cosa. Non si può andare all'estero ed essere riconosciuti soltanto come mafiosi, puttanieri. Io appartengo all'Italia, l'Italia dove c'è stato Galilei, dove ci sono stati i poveri soldati nostri sotto il periodo fascista che andavano contro i carri armati inglesi, appartengo a quell'Italia dove c'è stato Rubbia, dove c'è Rubbia che ha una grande mente a livello fisico, dove c'è stata Rita Levi dei Montarcini, una grande mente a livello medico, dove ci sono stati Modigliani stesso che è un economista, viene dall'Italia. Adesso non possiamo diventare lo zerbino della Germania. Ma non è il fatto della Germania, non è soltanto la Germania. È io direi degli angloamericani. È una speculazione finanziaria. Chi c'è dietro non mi interessa, però non si può speculare sulla pelle e la salute del popolo. Non si può. È questa. Ti ringrazio, cosa. Allora bentornato a casa. Bentornato a casa e pronto ad affermare i nostri diritti di cittadini italiani. Di cittadini italiani, non c'è sta colore politico qua. Assolutamente. Qua c'è sta l'italiano. L'unico colore politico è il verde, bandiera, il bianco e il rosso. La bandiera. Bene, grazie. Grazie. Grazie di che. Saluta Beppe quando lo vedi. Quando lo vedo, volentieri. Anzi, se c'ho possibilità di parlare. Io mando così. Vai. C'ho una ricetta economica per tagliare di subito di netto il 50% del debito pubblico. Ma noi lo dobbiamo tagliare del 100%. Intanto possiamo partire in un giorno a tagliare il 50% del debito pubblico. Paghiamo tutti gli stipendi sopra i 2.500 euro con botte e CCT. Per i grandi manager a 10 anni, così se il botte e CCT scende, loro perdono soldi. Sì. Anche gli onorevoli, botte CCT, comprano le stock option di questo paese, dimostrassero che vogliono bene all'Italia. Avendoci minori botte CCT sull'estero, si abbassa lo spread immediatamente. Il fatto è che il debito pubblico è immorale e illegale, quindi... È illegale, però intanto se lo riprendessero quindi loro... È una mezza soluzione, non è la vera soluzione. Ho capito, è il modo per poi andare a trattare. Perché c'è, vabbè, il 50% di meno. È la tua idea. È la mia idea. Io voglio azzerare a zero. Ho capito, devi uscire da Europa. Non dobbiamo avere un debito. Tu, se hai una banconota da 50 euro in tasca,
hai un debito di 50 euro, invece io voglio che se ho una banconota è un credito di 50 euro. Tutto qui, dobbiamo invertire completamente. Ma intanto iniziamo da lì per poi arrivare a quello che dici te, perché non si può fare immediato, perché te ritroveresti 550 milioni di persone contro di te e siamo troppo pochi per fare una cosa del genere. La guerra si fa sapendo quanti sono in campo. Grazie, stammi bene. Ciao. Oh, qui stanno a chiacchierare. Ciao cara. Ciao bella. MMT e Aurita. C'è una... Ah, MMT. Salvatore. Ciao, sei MMT? Ciao. Guarda, io ho studiato la MMT e sarei anche socia fondatrice del gruppo di Napoli, perché mi è piaciuto come gruppo e quindi ho voluto impegnarmi. Io sono originaria di Napoli. Come ti chiami? Anna Galdo. Galdo, Anna Galdo, piacere, io mi chiamo Salvo Mandarà. Salve, io mi presento, sarei un avvocato specializzato in diritto pubblico. Saresti o sei? Sono, ho lavorato 13 anni, mi hanno anche pagato per fare consulenze, associazioni, istituzioni, enti sui diritti umani, soprattutto immigrati e minori. Quindi, no, lo voglio scusami, dire avvocato, per dire vai, che vai. Gli intellettuali stanno a casa a giudicare, io sto qua a parlare con tutti, questo è il ruolo degli intellettuali. Allora, ti posso fare una domanda? Sì. Visto che io, anch'io ho studiato molto superficialmente, perché io sono un tu lavativo. Sei un grande. Io sono un lavativo. Io ti conosco. Ah, dicono, vabbè, comunque sono un lavativo. Allora, io ho studiato superficialmente la MMT, molto superficiente, tant'è vero che non ci ho capito niente. E allora ti vorrei chiedere fare una domanda. Beh, ma perché, hai questa responsabilità. Perché, no, dimmi la tua opinione personale, non è che vale per la MMT. Per la MMT c'è solo Dio Barnard o Dio Mosler. Di cui io sono una grande ammiratrice, lo sanno tutti. Beh, io ti chiedo invece, come semplice cittadina che studia la MMT, ti chiedo, perché quando uno prova ad andare in una comunità dove si parla di economia e dice la parola signoraggio, se ti va bene ti dicono, ah coglione, torna a studiare. Mi dici tu invece scientificamente proprio perché il signoraggio è una bufala? Ma io prima di tutto voglio dire che ho studiato l'economia solo come cittadina, per rendermi conto, e quindi non è che sono andata nel tecnico, però stavo appunto confrontandomi con i signoraggisti e dicendo che mi sono scocciata di questo fatto. Se combattiamo tutti contro lo stesso nemico, possiamo avere anche delle piccole differenze che ci differenziano, ma sarebbe il caso, e ce lo sta insegnando il popolo, non tutti questi intellettuali che studiano, che ci mettiamo tutti assieme sulle cose comuni che sono grandi ed importanti. Per quanto riguarda il signoraggio, sto spiegando a loro che secondo me è solo una minima parte del problema, e che ho avuto per caso, dato che io mi metto a disposizione come tecnica, quindi per esempio per la MMT ho tradotto un articolo sul signoraggio che conclude in maniera molto scientifica che in realtà il danno è molto inferiore a quello che loro calcolano tramite la riserva frazionaria. Ma comunque io lo dico con tutto l'affetto per i signoraggisti, perché siamo dalla stessa parte, il problema è la sovranità monetaria e la regolamentazione del sistema bancario. Come tutte le imprese vanno regolamentate, lo Stato deve controllare il privato, altrimenti il privato diventa sovrano. Allora scusami, permettimi di dire, adesso ti do la parola, una cosa importante, prima di tutto non posso abbracciarti perché ho la telecamera, ti abbraccerei perché hai detto una cosa che io dico, loro mi sono testimoni da 6 mesi, cioè invece di litigare con gli MMTiani, capiamo quali sono i punti comuni che, come tu hai detto, io ci metterò sono a disposizione questo articolo, tanto l'ho tradotto, però la MMT non l'ha voluto pubblicare perché non era proprio MMMT. Oh, vedi, un economista un po'. Vedi. Infatti, questo è il problema, perché secondo me con questo approccio io si alimenta. Una tecnica, ma che palle, scendete in piazza, ya, venite. No, dico, scusami, fammi dire questa frase con te che ascolta. Con questo approccio qui, purtroppo, si alimenta il vecchio detto dei romani, divide et impera. Assolutamente. Con l'approccio degli MMTiani, che siccome tu non sei proprio una pura MMTiana, non senti, accettano. Io ti dico, lo dico su tutti i siti, Paolo Barra non è la MMT. La MMT è una teoria, come qualsiasi scoperta intelligente, appartiene a tutti. Siamo tutti padroni del sapere, non è che c'è qualcuno che, dato che va in televisione, è più importante. Se non avete capito, insomma, che la televisione non è quello il criterio per stabilire le persone che ne capiscono, diciamo. Con tutto il rispetto per la gabbia, grazie paragone. Flash di domanda al volo, ma tu dici non è il problema, non è il signoraggio, non vuole essere imparato, sentite solo la voce. Il problema non è il signoraggio, ma è la sovranità monetaria.
monetaria, ma la sovranità monetaria è la soluzione al signoraggio, quindi stiamo a dire la stessa cosa, no? Certo, quindi... cioè se riportiamo la sovranità monetaria, le banche tutti questi scherzetti non, cioè, li faranno più. Certo, signoraggio, no? Quindi, certo, siamo d'accordo. E per questo noi, cioè noi, loro, ce l'hanno molto con i signoraggi, sì, perché se, dato che tu dici il signoraggio non ne parla nessuno, non è vero, se ne parla molto di più che della MMT. Ed è venuto prima, perché Auriti è italiano, quindi non è vero. Purtroppo il signoraggio, figuriamoci, siamo tutti dalla stessa parte, ragazzi, però concentriamoci sul problema alla radice: sovranità monetaria e regolamentazione. Loro hanno deregolamentato tutto, non hanno leggi, non hanno leggi. Allora senti, qua in rete, siamo in diretta, non sto registrando, mi dice Dark War 24, in diretta, mi dice: Salvo, invitala per una trasmissione sull'economia. No raga, io sono giudizio, vabbè, io parlo di io sono multidisciplinare, non si può, cioè un'altra cosa, il tecnicismo. Ci specializzano, ma non ve ne rendete conto, per non farci vedere tutto? La smettete, io sono specializzata di questo, di questo, di questo. Ah, leggete tutto, interessatevi pure della matematica, esce tutto. Apritevi, apritevi. Va bene, senti, ma tu mi hai detto che mi conosci? Capito, ma scusa, questo è per un po'. Ah, poi un altro dice: questa sembra uscita da un film di Verdone, dice in chat un altro. No, sono napoletana, al massimo di Troisi. Di Troisi, al massimo di Troisi. Al massimo di Troisi. Senti, tu hai detto che mi conosci? Sì. E allora sì, mi mandi un'email sul mio blog, così io poi ti rispondo e ci siamo scambiati l'indirizzo. E diventiamo amici. No, siamo già amici. Sì. No, dico, ci mettiamo in contatto proprio internetaggio. Voglio scendete, ya, basta fare... Zara, scendete. Bene, simpaticissima. Cinni. Allora, JJB dice: Salvo, la parola ai bruciasoldisti quando la dai. Ma chi sono i bruciasoldisti? Forse la banca centrale che dice che brucia i soldi quando gli torno indietro. JJB, spiegami chi sono i bruciasoldisti e gliela do subito la parola. Tu sei un bruciasoldista? Vabbè, ma diciamo è a parte delle... Bene. Allora, alla cena fruttariana ti salutiamo. Bene. Da Mentana, da Lila. Che andate, locale... Enrico Mentana a cena? È un locale vegano questo Mentana. Sì. Però quando... Ah, è nel paese di Mentana, non è da Enrico Mentana. È mezz'ora nord di Roma. Sì. Andammo là, gli spiegammo la teoria scientifica del fruttarismo. Lei adesso è 2 mesi che è fruttariano sostenibile. Fruttariana 3M proprio. Sì. E sta benissimo e adesso stasera fa una cena per tutti i clienti suoi vegani, solo fruttariana, con le ricette con la farina di platano. Andiamo, se no ci finiscono tutto. Va bene, buon viaggio ragazzi. Mentana e il sapore di Lila è un locale vegano che però vi fa anche ricette fruttariane. Ok. E a Milano in piazza Firenze quando ci onorerai la tua come presenza. Come a Milano in piazza Firenze? Dici che è a Mentana? No, poi a Milano spero che tu prima o poi verrai nell'arco del 2014. Capiterà sicuramente. Ti presenteremo. Va bene, noi ci vediamo domani pomeriggio a Tivoli. Domani ci vediamo già là o come che funziona? Ci vediamo... Sì, perché io c'è il mio amico Mauro, quello che hai conosciuto, sì, quello molto capellone. Sì. Viene in macchina dalle parti del Parlamento dove io dormirò stanotte e mi porta direttamente a Tivoli. Ci porta anche credo Francesco, vediamo un po'. Magari ti possiamo prestare Salvatore perché Mirko c'ha una targa a terra, non può spostare la macchina. Prestateci Salvatore. Va bene, tanto se lui è quanti solo... posti avete in macchina voi? Se lui viene da solo, penso almeno 3 o 4. Ah, ok. Poi abbiamo il pandino di Tarzan e siamo forse riusciamo ad andare con le macchine allora. Pandino, dai, va bene. Sentiamoci domani, dai, nella tarda dai, mattinata. Va bene. Verso le 11 così. Buon okay. proseguimento, mo stai con ciao, verissimo. Sì, certo, continua ancora un po' e poi ce ne andiamo da qualche parte a fare 2 chiacchiere a mangiare. Certo, certo. Va bene. Specifico, sei un blog, posso intervistarla? Perché mi colpisce il suo aspetto con questa bellissima barba bianca. Lei è un attivista o un cittadino curioso? Perché è qui? No, io sono un cittadino incazzato come tutti i cittadini, perlomeno i cittadini che ragionano. Sono venuto qui, ho partecipato ultimamente alle riunioni che hanno fatto preparatorie di questa manifestazione e vengo. Lei è un cittadino di Roma ovviamente, di questo quartiere o da dove arriva? Io sono nato a Roma, però sono meridionalista, in quanto sono di origine meridionale. Di dove? Sono mezzo siciliano e mezzo lucano. Io sono 100% siciliano, la provincia di Ragusa. Mio zio era Antonio Canepa, ucciso dai carabinieri nel 1944, che era il comandante dell'Evis. Quindi insomma sono, vabbè, la penso insomma, con una origini, certa origini illustri anche insomma diciamo per chi si sente meridionale. Sì, soprattutto bene, meridionale. Bene, bene, bene. È stato un piacere conoscerla, posso sapere il suo nome? Io mi chiamo Salvo Mandarà. Io mi chiamo Enrico Viciconte. Enrico Viciconte? Viciconte. Viciconte.
Bene, buona continuazione, prego. Lei a che titolo sta qua facendo queste cose? Sapere i cognomi, ma i cognomi, perché vuoi sapere i cognomi? A me gli serviva solo il nome, i cognomi che devi fare con i cognomi? No, vabbè, niente, io gliel'ho chiesto, lui poteva anche rifiutarsi. Lo conosce lui all'inizio. Sì, io gliel'ho chiesto, lui poteva anche rifiutarsi, non è che io ho obbligato. Non è tanto igienico chiedere i cognomi. Perché? Io mio l'ho detto, io chiamo Salvo Mandarà. Vabbè, te non conti niente, noi contiamo. Noi stiamo sulla piazza, te invece stai lavorando, è diverso, noi stiamo perdendo il lavoro. Anche per i tuoi diritti, te invece ti stai lavorando per i cazzi tuoi. Ma tu sei sicuro? Basta, chiudo. Non so che significa. Però sappi i cognomi si chiedono mai. Ma secondo me chiedere è lecito, rispondere è cortesia. Le chiedo scusa, te l'ho chiesto il cognome. No, ti preoccupa. Buona serata. Va bene, mi sa che noi ce ne andiamo a cena. Specifica che sei un blogger, che qua i giornalisti ti vedono qualcuno agli occhi, No, perché ho detto, ma sono amico un giornalista, già volevo... Vabbè. Sono stato abbastanza chiaro, mi sembra, no? Non me ne frega un cazzo. Andiamo, che... Va bene, ce ne andiamo. Andiamocene. Comunque c'hai il fucile qua, che ti protegge. No, ma non ho bisogno di nessuna protezione. Non c'è problema. Non ho bisogno di nessuna protezione. Vai. Va bene. Ma queste persone che vengono qua girando con le telecamere, non mi stanno bene. Va bene, ma è un suo diritto, è un suo diritto. Va bene, carissimi amici, non vi preoccupate, lui ha diritto di essere arrabbiato, anche perché qui magari da tanti giorni ed è un po' stanco e scocciato. Ma non... il modo di vedere le cose. Ma sì, ma non c'è nessun problema. Io, fra l'altro, ecco, per la cronaca, io non è che sto... cioè sì, magari sto anche lavorando, ma non è che guadagno per quello che sto facendo. Io sono qui... è il mio modo di partecipare. Ma chiunque può venire, domandare, fare. Loro purtroppo hanno una mentalità abbastanza rigidina. Va bene, comunque sono contento di tutta la serata, anche di quell'episodio, perché fa capire che ci sono vari modi di interpretare la protesta. E quello è il suo modo. È stato un piacere, mi permette di stringere la mano. Salve. Buona serata, salve. Ciao, buon lavoro. Grazie. Va bene, allora io adesso aspetto Salvatore, Francesca, anzi sapete che vi dico, io chiudo la telefonata, qua la diretta. Salvo, diglielo, sì, io l'ho detto che non guadagno soldi, ma non c'è, ragazzi. Mio padre mi dice sempre in siciliano, se ogni cane che passa ci avesse da tirare una pietra, traduco, se dovessi tirare una pietra per ogni cane che passa, perderesti un sacco di energie. Quindi lui la pensa così, io rispetto la sua opinione, non mi piace scontrarmi, andare lì a dire... la mia opinione che ho nei loro confronti me la tengo per me, non importa. Certo, l'unica cosa che posso augurarmi è che loro non siano i rappresentanti tipici di questa protesta, perché altrimenti questa protesta non andrà da nessuna parte. Spero che siano, diciamo, due outliers, cioè, per usare un termine italiano, due fuori distribuzione, ecco. Spero che non siano il tipico attivista del 9 dicembre, perché se fosse così questa protesta si ferma fra pochi giorni, ma non è così sicuramente. Un abbraccio a tutti, alla prossima.